Ciao ragazzi, bentornati. Oggi capitolo 2 della storia della Prima Guerra Mondiale. Prima di partire vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Per voi è un piccolo gesto, ma per me conta tantissimo. La pratica ormai comune della coscrizione obbligatoria e la maggior diffusione dei mezzi di trasporto consentono di mettere in campo rapidamente eserciti di proporzioni mai viste prima. Nell'agosto del 1914 la Germania schiera sul fronte occidentale 1,5 milioni di uomini, la Francia più di 1 milione. Il più grande esercito messo in campo fino ad allora, quello allestito da Napoleone per la campagna di Russia, contava 600.000 uomini. La Gran Bretagna è la sola a non disporre di un esercito di leva. Tuttavia, ancor prima di introdurre la coscrizione obbligatoria, riesce a mettere su 2 milioni di volontari. E cosa non da poco, questi eserciti sono armati notevolmente meglio rispetto a quelli ottocenteschi. Non solo dispongono di fucili a ripetizione, ma anche e soprattutto di mitragliatrici automatiche, una tra le novità più importanti della Prima Guerra Mondiale. Armi capaci di sparare centinaia di colpi al minuto e che saranno causa di vere e proprie carneficine durante le battaglie. E nonostante tutte queste novità, cosa ancora più grave, nessuno elabora delle strategie di guerra diverse da quelle utilizzate nell'Ottocento, che si fondano sull'idea di una guerra di movimento e sullo spostamento di enormi masse di uomini nell'ottica di poche e risolutive battaglie campali. Tutti i piani di guerra sono studiati nell'ottica di un conflitto che si pensa durerà pochi mesi o addirittura poche settimane. Tornerete nelle vostre case prima che siano cadute le foglie dagli alberi, dice Guglielmo II alle truppe tedesche in partenza per il fronte nella prima settimana di agosto del 1914. Negli ultimi giorni di agosto le truppe del Reich dilagano nel nord-est della Francia, costringendo gli avversari a una precipitosa ritirata. E si avvicinano così tanto a Parigi che il 2 settembre il governo francese abbandona la città e si rifugia a Bordeaux. Tuttavia gli anglo-francesi apprendono da ricognizioni aeree che i tedeschi non stanno più puntando verso la capitale, bensì hanno piegato più a sud-est verso la linea del fiume Marna, dietro la quale si trovano proprio gli alleati. Nel frattempo, sul fronte orientale, le truppe comandate dal generale Hindenburg fermano i russi, che tentano di penetrare in Prussia orientale, sconfiggendoli nelle grandi battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri, anche grazie all'arrivo dal fronte occidentale di 100.000 uomini, inviati dai comandanti tedeschi preoccupati dall'attacco russo. Intanto l'esercito francese comandato dal generale Joffre si riorganizza al di qua della Marna, e il 6 settembre i francesi lanciano un inaspettato contrattacco che coglie di sorpresa i tedeschi. E dopo una settimana di combattimenti durante la prima battaglia della Marna, i tedeschi sono costretti a ritirarsi, ripiegando su una linea più arretrata presso il fiume Somme. E con l'arresto dell'offensiva sulla Marna, il progetto di guerra tedesco può dirsi assolutamente fallito. In novembre c'è un ultimo tentativo tedesco di rompere il fronte alleato, tentativo che porta alla prima e sanguinosa battaglia di Ypres, al termine della quale, alla fine di novembre, gli eserciti sono ormai attestati in trincee improvvisate, lungo un fronte di oltre 750 km che va dal Mare del Nord e arriva fino al confine svizzero. La battaglia segna la fine della guerra di movimento. Così sul fronte occidentale inizia una logorante guerra di trincea. E in 4 mesi di guerra sul solo fronte occidentale ci sono stati oltre 400.000 morti e quasi 1 milione di feriti, quasi la metà degli uomini impiegati. E tutto questo senza che nessuno dei due schieramenti abbia ottenuto dei vantaggi significativi. La guerra di movimento si risolve in una situazione di stallo e comincia così un nuovo tipo di guerra che nessuno aveva previsto, la guerra di logoramento, con due schieramenti che si fronteggiano praticamente immobili. Dal novembre del 1915 al marzo del 1918 le linee di combattimento sul fronte francese non subiscono spostamenti oltre i 15 km e sterili attacchi si alternano a lunghi periodi di attesa. Capite che in una guerra di questo genere la superiorità militare passa in secondo piano. Diventa invece essenziale il ruolo di chi? Della Gran Bretagna, che può sfruttare sia le risorse del suo impero coloniale sia la sua superiorità navale, così come molto importante naturalmente è l'apporto della Russia.
col suo enorme potenziale umano. Non bisogna nemmeno dimenticare i paesi che in un primo momento sono rimasti estranei al conflitto e che con il loro intervento potrebbero modificare le sorti della guerra. Molte potenze minori, infatti, temono di rimanere sacrificate nell'ottica di una nuova sistemazione dell'assetto internazionale. Altre cercano di approfittare della guerra per soddisfare le proprie ambizioni territoriali. Da qui la tendenza del conflitto ad allargarsi. Ed ecco così che nell'agosto del 1914 il Giappone, appellandosi al trattato che lo lega alla Gran Bretagna dal 1902, dichiara guerra alla Germania. Nel novembre dello stesso anno la Turchia, legata alla Germania da un trattato segreto, dichiara guerra all'Inghilterra. Interviene a favore degli imperi centrali. Nel maggio del 1915 poi l'Italia entra in guerra contro l'Austria-Ungheria e via via entrano in guerra anche la Bulgaria a fianco degli imperi centrali e dall'altro lato il Portogallo, la Romania e la Grecia a favore degli alleati. Infine, decisivo naturalmente, sarà l'intervento degli Stati Uniti. Il primo aprile del 1917. E non dimentichiamo nemmeno l'estensione del conflitto agli imperi coloniali. Infatti si combatteranno battaglie anche in Medio Oriente, Africa e Oceania. E per questo si capisce come la guerra, pur avendo il suo teatro principale in Europa, assume rispetto ai conflitti precedenti un carattere mondiale, coinvolgendo per la prima volta tutti e cinque i continenti. Bene ragazzi, questo secondo capitolo si conclude qua, spero che sia stato interessante. Se vi è piaciuto naturalmente lasciatemi un bel like, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A voi costa poco, per me è fondamentale. E a me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento al prossimo capitolo. Ciao!